Bentornati, bentornati a tutti. Siamo in diretta, sono le 19:37. Io sono Fabio Ranfi e questo è Il Candidato. Che cos'è Il Candidato? Semplicissimo, noi siamo la televisione web, una web TV, un'associazione culturale. Poi, anzi, nell'arco della serata vi racconterò un po' di più di chi siamo, di cosa facciamo e cosa potremmo fare insieme anche. Ma adesso vi racconto cos'è Il Candidato. Il Candidato è questa trasmissione. Come vedete, qui c'è già un candidato seduto che è arrivato alle 6:30 quando siamo andati in diretta e non lo sto più facendo andare via. No, Gargiulo, poi la faccio andare via al prossimo blocco. Ecco, il microfono, Gargiulo, se no a casa non la Non ho le sentono. cuoche, devo andare a Ecco. cucinare a casa. Ma altri candidati arrivano, come dice il nostro promo, uno dopo l'altro. Ed è così che quindi adesso io invito ad entrare Rosanna Favulli della Lista Civica Parisi. Prego, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, e anche a lei, come ai suoi colleghi che l'hanno preceduta, la postazione della presentazione, 30 secondi per lei, guardi la sua telecamera e dica ai cittadini milanesi chi è, cosa fa e perché dovrebbero votarla. Sono Rosanna Favulli, ma per tutti sono la Ross, tutti mi conoscono come Ross. Sono candidata nella lista civica di Stefano Parisi, ed è una scelta di candidatura dettata proprio dalla mia esperienza e dal mio vissuto. La mia vita è fatta di volontariato, settore civile, terzo settore, dedico il mio tempo agli altri e all'ultimo. Ad esempio faccio il clown negli ospedali e faccio anche molte altre attività che probabilmente avremo modo di raccontarci. Grazie. Prego, si sieda. Abbiamo ottenuto il microfono giallo, visto che la vostra lista civica è gialla. 5 Stelle non ci sono più, quindi possiamo lasciarla a lei. Non entriamo subito nel dibattito perché c'è raggiunto già un'altra candidata, un'altra donna, e quindi forse questa doppia preferenza di genere darà quindi i suoi frutti, visto tutte queste donne che stanno venendo questa sera a trovarci. È Elena Galimberti della Lista Civica per Sale, invece in questo caso. Buonasera, prego, anche per te Elena, i 30 secondi, mi sono fatto dire, ci conosciamo, i tuoi 30 secondi di presentazione. Ciao, sono Elena Galimberti e sono nella lista civica Beppe Sala. Io ho fatto Expo e da lì che mi è cambiata la vita. Praticamente ho fatto il gruppo dei lavoratori, ho liderato appunto le persone per stare insieme e poi dopo abbiamo recuperato il verde donandolo ai comuni. E sinceramente mi sono candidata perché spero di poter fare questa attività anche a Milano, far partecipare le persone e spargere ottimismo perché io sono ottimista. Grazie. Prego. Abbiamo rosso, ma tanto Expo aveva tutti i colori del mondo, quindi va Io bene, sono rossa no? dentro. Ecco, va benissimo, ok. Fabio, io ho una domanda subito per lei, perché quando ho visto la sua scheda, perché ci siamo sentiti un po' prima per organizzare appunto con alcuni ospiti, siamo organizzati per venire qui, ma ripeto, chi non avesse telefonato, chi non avesse chiamato ed è candidato al Consiglio Comunale o Municipio, venga pure un messaggino, pagina Facebook, i ragazzi della redazione vi rispondono immediatamente, vi danno l'indirizzo, venite qua e ci raccontate la vostra idea per Milano. Favulli, io nella sua scheda ho visto una cosa che, diciamo, era di sinistra, non esisteva. Cioè, lei fa volontariato, il volontariato Non è esiste? assolutamente di È una sinistra provocazione, fare ovviamente, volontariato, però me lo spieghi la meglio? colgo subito come Infatti. provocazione. Io credo che sia addirittura una vocazione il dedicare il proprio tempo alle persone. Questo è dovuto anche dal mio vissuto, da quello che io stessa ho vissuto in prima persona attraverso la malattia e la sofferenza. E quindi mi è sembrata una cosa naturale poter ringraziare, donando il mio tempo a queste persone. Come dicevo nella presentazione, mi riesce bene fare il clown, l'ho lasciato nella borsa fuori dallo studio, ma io ho sempre il mio naso rosso in borsa. Mi occupo di disabilità psicofisica grave, ho addirittura, io lo chiamo il mio bambino, un ragazzo in tutela cieco muto. E cerco a modo mio appunto di donare il mio tempo. Elena diceva che è ottimista, io lo faccio con un naso rosso addosso, per cui credo che il sorriso comunque aiuta tantissimo e non è né di destra né di sinistra, E cosa è può, dell'umano. ok, benissimo. Cosa può portare questo ottimismo e questa vocazione, come diceva lei, per il volontariato invece a un consiglio comunale? Io credo che le liste civiche sono proprio espressione di quello che è la comunità e quindi i cittadini milanesi.
cosa posso portare? Quello che io faccio e che sono, e quindi premiare anche il terzo settore e la società civile attraverso un principio di sussidiarietà che è importante, che dà supporto e sostegno all'amministrazione comunale. Oggi credo che, io sono straconvinta che Milano è bella nelle buone prassi, nelle buone pratiche, e quindi trasformare le buone prassi e buone pratiche in processi anche dentro la macchina comunale, questo può dare valore aggiunto ad una città bella come Milano. È bello sentire dire una cosa del genere da una lista civica, forse da una persona che appunto non facendo la politica di mestiere non deve per forza dire che hanno sbagliato tutto e che Milano è brutta e noi la rifacciamo da zero. Quindi questo è molto non bello. Non è il mio modo di far politica, non sono abituata a generare conflitto, al di là del potrei dire cosa è stato fatto di male. Io voglio guardare avanti e voglio dire proprio questa cosa qua, cioè le associazioni di volontariato, ripeto, non di destra, non di sinistra, non ha importanza, che comunque danno valore aggiunto e sostegno e supporto a quello che è il disagio, la solitudine. Io ho una forte attenzione verso appunto gli anziani, ad esempio, e Milano anagraficamente è sempre più vecchia e sono sempre di più le persone sole. E allora questo diventa per me appunto un impegno a far sì che queste persone siano meno sole. Ok, da un ottimista all'altra, diciamo, no? I famosi Expo ottimisti. Allora, Expo ormai però è finito, diciamo, Galimberti, esco un po' dal tunnel, mi viene da dire, anche nel senso... Ancora? Hai ragione. Ancora. No, Expo è finita, ma il futuro di Expo, quello che ha dato la città, non è finito. Non può finire. Infatti adesso da Expo ottimista sono Milano ottimista per natura. Ok, cioè? È quello. Perché comunque Expo ha dato qualcosa alla città e tutte le persone più o meno lo vedono, chi più, chi meno. Si sente che ha dato comunque Giulio stia calma, prego. Che ha dato uno spirito. Non è molto di questa idea. No, Gargiulo, dicevo, non è molto di questa idea, ma... No, perché vabbè... Abbiamo fatto un'ora di trasmissione anche adesso. No, beh, ma ovviamente ho conosciuto gente che non lo sente, noi che ci abbiamo lavorato l'abbiamo sentito di più, ha creato uno forte spirito nelle persone comunque, e per salvare il verde che abbiamo salvato, ti assicuro, eravamo 10 volontari, perché anch'io appunto faccio volontariato, e semplicemente solo con questo spirito, con questa passione potevamo farlo, cioè in 10 salvare 7.000 piante. Quindi Expo è finita e va benissimo che sia finita, perché io ho fatto una... Di buono l'ha fatto allora. Sì, certamente ha contrabbandato lavoro di volontariato per lavoro vero. Volontaria dentro, però. No, io non sto parlando di lei, sto parlando dei tantissimi giovani che sono stati catturati da questa pubblicità, diciamo così, del volontariato. Ce lo ricordiamo, nelle metropolitane, ma ci hai parlato? C'era tutto questo. Sapere, sì, questi giovani adesso sono stati promessi anche contatti. Cose che cosa hanno fatto. Posso? Io conosco, posso dire che io vivendo nella società, nella parte diciamo quella un po' più, come dire, verace dei cittadini che vanno a casa e che devono cucinare, ho conosciuto e conosco delle persone, mamme di famiglia, che sono state costrette anche a turni massacranti, che dopo aver lavorato nella ristorazione per 6 mesi e in maniera appunto sicuramente non soddisfacente, si ritrovano punto e da capo con dei lavori precari. Ecco, io a queste mie amiche vorrei essere ottimista, però mi sa che mi farebbero qualche, se non altro, qualche smorfia poco carina se io dicessi che è stato bellissimo quello che è stato lasciato a loro. Allora, Favulli, poi no, voglio parlare anch'io di Expo, ecco, perché ci ho lavorato anch'io in Expo, perché io lavoro in un'organizzazione sindacale che al suo interno ha anche un'associazione di volontariato, ed eravamo presenti in Cascina Triulza. E tra l'altro l'organizzazione sindacale ha anche seguito la parte lavoratori e abbiamo fatto diversi accordi che invece hanno dato anche futuro, grazie a Dio, aggiungo. Però rimango su quella che è la mia peculiarità, che è il terzo settore. Expo ha comunque dimostrato che se si vuole fare qualcosa tutti insieme è possibile farla. La stessa Cascina Triulza all'interno aveva più di 180 associazioni di volontariato, alcune anche ideologicamente vicine a partiti
di trasversali, ha dimostrato che insieme le cose si possono fare. Quindi se si vuole veramente fare qualcosa, è importante farlo insieme. Emiberti, poi come se no facciamo lo spot a Expo. Con Expo, però quello che ha detto, appunto, essendo che io ho creato un gruppo dei lavoratori e c'erano anche tutti i volontari dentro, ovviamente qualcuno potrà essere sentito male, potrà non aver avuto questa esperienza, ma la maggior parte delle persone che ha lavorato lì è strafelice dell'esperienza fatta. Ovviamente non tutti hanno trovato lavoro, ma ci sentiamo ancora per immaginare progetti per Milano. Gli ex, io sono disoccupata dopo Expo, tuttora, e ci vediamo da dicembre. Quindi si candida per cercare un posto di lavoro, ce lo sta confessando qua. Assolutamente. Ok. Infatti, anzi, anche su questo vorrei parlare. Lo stipendio di un consigliere comunale. Su questo poi vorrei parlare, perché la candidata sta confermando quello che ho detto io, ha lasciato la disoccupazione a Milano. Che cosa ha lasciato? Sì, ma noi ci incontriamo per fare progetti. Ah, ma lasciato non è che Expo ti doveva dare ancora progetti. Un lavoro. Expo non ti doveva dare un lavoro. Io avevo lavorato in Expo a Lisbona nel 98. Non è che quando ho finito Expo mi ha dato un altro lavoro, poi dopo tu devi cercarti un lavoro, e ti ha dato comunque uno spirito di unione, di stare insieme, come ha detto lei, è uno spirito fortissimo. Quindi solo chi l'ha fatto, forse adesso cercando di trovare una via di mezzo tra i vostri ragionamenti, mi sembra quasi che allora forse il problema dei lavoratori e del lavoro post-Expo sia più un problema forse culturale di come è stato intrapreso l'idea del lavoro di Expo. Cioè, il lavoro di Expo non è un trampolino perché mi faccia trovare lavoro il giorno dopo e continuare quello, ma è semplicemente un'esperienza che inizia e finisce lì. No, sì, quello è vero, ma ti dà uno spirito. Non so. Come ha detto lei, ti dà uno spirito che rimane dentro. Mm. Le persone che conosco io si sentono molto forti del mondo che hanno trovato lì dentro. Esattamente quello che ha detto lei, capito. Lo spirito di unione. Poi non... Siamo candidati in liste diverse. Sì, sì, infatti, sì, questo sì, no, visto... Ah, vedi, questo... No, però questo, questo però date ragione, allora l'idea che da un po' idea. Sta dicendo no, perché anche Giulio realmente ha dato l'unione. Comunque delle differenze notevoli anche sul programma. Avete avuto dei feedback da parte di quelle persone, una vostra idea, diciamo dei feedback veri, non dei questionari. Sì, personalmente abbiamo avuto dei feedback. L'ha detto lei, l'ha detto lei, scusi, l'ha detto lei. Va bene, no, però torniamo a Galimberti. Allora, appunto, vai. Esca da questo tunnel di Expo, per favore. Uscita, sono a Milano. Ecco, meno male, Expo ottimista, Milano ottimista. Esatto. Cosa porterà Elena Galimberti al Consiglio Comunale? Se riuscirà a farsi reggio, parliamo sempre. Esattamente, infatti. Ce lo auguriamo. Giulio, sono proprio in combutta. Parlavo, no, no, non mi riferivo solo a lei. Voglio stanno dire... facendo tutto loro, non c'è bisogno che io parli. Non mi riferivo ad Elena, mi riferivo proprio alla possibilità. Esatto. Inizialmente lei parlava della possibilità questa volta di poter votare con la doppia preferenza, e credo che le donne hanno. A proposito, qualcosa di questo, in più, ci tenevo a dire a chi ci sta seguendo da casa che negli spazi pubblicitari che abbiamo tra un blocco e l'altro, che in realtà, come potete vedere, non hanno pubblicità ancora dentro, in quanto siamo un'associazione culturale anche noi, e al momento non abbiamo sponsorizzazioni da nessuno, ma le stiamo cercando, non vi preoccupate, abbiamo anche fatto una scheda apposita sul come si vota e spiegare appunto per bene questo discorso della doppia preferenza di genere, che anzi ad alcuni fa un po' paura. Parisi nei giorni scorsi ha chiesto proprio una, ha scritto una lettera a Matteo Renzi, al ministro Alfano, al ministro Boschi e all'autorità per la RAI, chiedendo che venga fatta più informazione, più comunicazione proprio su questa, su questo discorso della doppia preferenza di genere. Ripeto, la continuo a interrompere, scusi, no. Prego. No, si torna alla partecipazione, perché quello che ho sentito appunto, non citiamo, nel luogo dove sono stata a lavorare, è la partecipazione delle persone. Insieme si può fare qualcosa. Ok. Comunque no, è vero che siamo staccate, però è una base di idea del fare volontariato, cioè. Ho chiesto anche a chi veniva prima di voi il vostro cavallo di battaglia. Allora, la partecipazione, per me la partecipazione per... qualcosa invece di proprio concreto, una bella idea concreta che vi è venuta o che avete in idea voi della lista, nel senso. La costruzione degli spazi verdi, perché io sono un architetto paesaggista, quindi proprio costruire gli spazi pubblici insieme, cioè chiedere ai quartieri, che già si sta facendo, i giardini condivisi, gli orti condivisi, quindi continuare in questa direzione. E poi anche il museo del design all'aria aperta, cioè perché tutta la città diventerà un museo. Beh, lo spieghi velocemente cosa mi interessa? Sia gli studenti del Politecnico, comunque il design, noi siamo importanti come moda, design, e sarà anche il food. Milano Capitale del Food è un futuro, ho parlato con tantissima gente dopo Expo, non dobbiamo citare Expo, però insomma, questo sarà un futuro, Milano Capitale del Food. Però a parte quello, anche il design è il nostro cavallo di battaglia, e quindi deve diventare un museo anche all'aperto. Appunto studenti del Politecnico coinvolti,
sia in progettazione di panchine, quindi spazi pubblici, oppure sculture, opere d'arte, a seconda del quartiere, devono scegliere loro. Panchine, se non è una cosa da sottovalutare, c'è da dire che effettivamente, anzi, allora, una volta l'anno, quando c'è piazze, fuori salone, in tutte le nuove piazze concepite, in realtà il numero di panchine si fa sentire, che non manca. Non ci si siede, non ci si, sì, però, ma non, ad esempio, a Duomo non ti siedi molto facilmente. Mi viene comunque in mente Monumentale, la nuova piazza Monumentale, sì, ad esempio, no, non sono, ne ha molte. Quindi, no, comunque il fatto di coinvolgere deve esserci una questione artistica. Anche. Ok. Per quello che sarebbe proprio una mappa della città, in base al vario quartiere, tutti diversi, chiedere alle persone cosa vogliono, partecipazione, okay, non scesa dall'alto, cioè non devo decidere io. Le faccio allora una domanda, forse la risposta è scontata, sull'idea di duplicare il Salone del Mobile, di farlo doppio anche quindi ad ottobre, cosa ne pensa? Anche no, abbastanza uno. Conosco tutti quelli del settore, ti assicuro che potrebbe essere pesante. Benvenga tutto ciò che venti, però possiamo espandere anche su altre cose, può essere anche di più, ho può capito, essere anche altro. Pavoli, il suo cavallo di battaglia che porterebbe invece in consiglio comunale, una cosa, un'idea che ha, una cosa più proprio concreta, cosa farebbe se potesse venire domani? Sono in consiglio comunale, la facciamo subito, cosa facciamo? Farei sicuramente una mappatura delle associazioni di volontariato e un sistema premiante per quei progetti che realizzano realmente rete rispetto alle persone che hanno bisogno, dando la possibilità alla partecipazione, all'essere presenti. Purtroppo io vedo nelle associazioni di volontariato oggi presenti che molte fanno le stesse cose ma non dialogano fra di loro, quindi riuscire a metterle in rete e a consentire invece, come dicevo prima, un principio di sussidiarietà reale in supporto appunto all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale deve in qualche modo premiare questo servizio che può essere dato rispetto appunto alle persone sole, ai disabili, agli anziani, a sostegno appunto di queste persone. Siete tutte candidate al comune, no? Siete tutte candidate al comune. Il Comune di Milano è, anzi il sindaco del Comune di Milano sarà poi il presidente della città metropolitana, no? Il sindaco della città metropolitana sarà. Ed è un tema che in questa campagna elettorale io sento poco tirare fuori, sinceramente. Mi sembra che non venga abbastanza da ex cittadino di una zona fuori Milano. Io arrivo dal comune di Mitrofo, qui vicino a Milano, che è stato milanese, quindi da un abitante appunto di un comune dell'Interland, come viene definito una volta. Mi sembra che è un tema che invece venga poco affrontato. Che idea avete voi invece della città metropolitana? Non è vero che è poco affrontato. Lo stesso Stefano Parisi più volte ha detto che la legge del Rio va rivista, perché non è assolutamente concepibile che il sindaco di Milano diventi automaticamente il sindaco della città metropolitana senza un sistema di democrazia elettiva. E quindi io ovviamente non ne sono la base dell'idea di una città metropolitana dove, diciamo, il comune è più grosso, quindi Milano è un po' il capo che poi intorno a sé racchiude tutte le altre comuni. Sono convinta anch'io che viene meno un sistema democratico, anche se purtroppo siamo abituati a persone che governano senza essere eletti, per cui in realtà io sono d'accordo anche con la posizione di Stefano Parisi, che dice che andrebbe rivista. Oggi abbiamo dipendenti della ex provincia che non fanno nulla, per tornare al problema del lavoro, che, o meglio, non che non fanno nulla, ma che comunque hanno una situazione di limbo, sì, dove non si... Cosa gli cambia? Cioè, questo che voglio capire, cittadini, che idea abbiamo di questa città metropolitana? Cosa può andare a migliorare la vita dei cittadini o no? Questa è la mia domanda. Deve andare a migliorare la vita dei cittadini a prescindere. Va rivisto il sistema e in questo momento come con l'attuale legge, se riesce in 20 secondi, quale sarebbe il sistema perfetto? Se riesce in 20 secondi, allora non elezione diretta, non cioè elezione, no, un'elezione, no, diretta, elezione diretta del sindaco della città metropolitana, i municipi e ruoli e competenze ai municipi così come sono stati fatti sono un qualcosa in più. Sicuramente il regolamento sul decentramento poteva essere fatto in maniera diversa e migliore. Si può pensare che in un futuro non troppo lontano alcuni comuni della prima cerchia intorno a Milano magari scompaiano e rientrino in un municipio?
Dubito che le amministrazioni dei vari comuni siano d'accordo, però io credo che si debba ripensare alla città metropolitana in una maniera più inclusiva e più trasversale rispetto alla posizione che attualmente prevede la legge del Rio. Lo giuro, lei è stata consigliera, come dicevamo prima, in una circoscrizione con una grossa periferia, quindi comunque a contatto con l'Interland, con la prima cerchia, con quella che poi diventa città metropolitana. Appunto, cosa ne pensa della città metropolitana e cosa pensa che questa campagna attuale stia facendo? Io penso innanzitutto che la città metropolitana purtroppo è stata, doveva essere valorizzata, ma è stata affamata negli ultimi anni, con una forte riduzione del personale e una logica che ovviamente per mancanza di risorse finanziarie ha portato anche ad una riduzione dell'offerta di servizi. Penso che il Comune di Milano purtroppo ha intrapreso ultimamente anche a livello di riduzione di risorse finanziarie e riduzione di risorse di personale, soprattutto in alcuni ambiti come le politiche sociali, una brutta via. Sono molto preoccupata perché non vorrei che ci fosse una logica dall'alto che sta spingendo verso le privatizzazioni, esternalizzazione e privatizzazione dei servizi, modello tipo sanità, tipo insomma grossi diciamo partite del nostro welfare che temo al di là dei discorsi diciamo della città, del quartiere, tutto bello, tutto diciamo sicuramente inoppugnabile, l'aumento delle aree verdi eccetera, ho paura che queste grosse logiche che a livello globale si stanno innescando dei processi un po' pericolose raggiungano anche Milano in grande stile attraverso alcune diciamo modelli di governance che temiamo possano verificarsi. Sul discorso della privatizzazione del welfare poi vorrei tornarci anche con Fabulli, che comunque arriva dall'ambiente, diceva, dell'associazionismo e comunque ha parlato molto bene prima di welfare che lei, quindi, però volevo appunto sentire prima Galimberti sul discorso della città metropolitana. Lei per 6 mesi ha vissuto in città metropolitana, diciamo in un posto fuori da Milano, non diciamolo. Non saremo mai metropolitana. No, cosa pensa di città metropolitana e cosa pensa che questa campagna elettorale stia facendo per questa, per far capire anche ai cittadini in realtà cosa sarà? Se io la vedo come una potenziale presenza positiva, ovviamente è una cosa nuova, quindi bisogna abituarsi, bisogna divulgarlo bene, si parte dalla regione, però secondo me può essere una cosa positiva perché comunque siamo il centro, cioè è Milano è una città grande, non può essere solo la città di Milano, ma sono anche esterni, non ci va bene, secondo me è una cosa, la città metropolitana è un buon esempio per il futuro. Okay. Forse è fatto, sì, come dici tu, bisogna divulgarlo bene, però è un... Giusto, parlava del discorso delle privatizzazioni poco fa, soprattutto ha tirato in ballo la sanità. Fabulli, lei credo sia abbastanza... Guardavo, è innegabile che la Lombardia ha un livello di eccellenza sulla sanità, ovvio. Però sappiamo anche di tanti problemi anche giudiziari legati al mondo della sanità in Lombardia. Perché si è fatto entrare il privato? Solo per quello? Non so, chiedo a lei. Io credo che, come dicevo prima, cerco sempre di prendere il positivo. Il positivo è che la Lombardia, in termini di sanità, è una regione di eccellenza. Non capisco perché non poter lavorare insieme tra pubblico, privato, sociale, e questo proprio creerebbe, anche rispetto alla proposta che facevo prima, un servizio di rete aggiunto rispetto a quello che può essere, che possono essere i servizi per la cittadinanza. Quindi combinare pubblico col privato può portare migliori risultati? Sicuramente promosso. Ho capito, va bene, la ringrazio. Noi continuiamo, come vi dicevo appunto è un continuo, abbiamo parlato fin dall'inizio, no? Il nostro promo diceva uno dopo l'altro, siete tutti invitati qui, candidati consiglieri e candidati dei municipi. E allora proprio in quest'ottica facciamo un cambio come fosse una partita di hockey in corsa. Io ringrazio Carmen Gangiulo che è stata qui con noi dalle 6, deve andare poi a cucinare, ce l'ha detto, quindi alle 6:30 che è qui con noi. Io Carmen la ringrazio tanto e... bocca al lupo allora. Grazie. Per queste elezioni. Le chiedo di lasciarci il microfono, che so che ormai si è affezionata al microfono, ma le chiedo di lasciarcelo perché
è arrivata ed è dietro le quinte, Mara Daddona, consigliere, candidata consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che invito a entrare. Buonasera, buonasera, benvenuta. Allora, lei non ha visto prima, quindi adesso le chiedo di andare in posizione dietro il microfono per avere 30 secondi guardando la sua telecamera e presentarsi e dare il motivo per cui chi ci sta guardando da casa dovrebbe votare per lei alle prossime elezioni. Allora, molto semplice. Sono Mara, classe 75, mamma di una bambina, prima volta candidata. Perché votarmi? Ma abbiamo tanti candidati, io chiamo accademici, nel senso che sono preparatissimi, hanno studiato. Io sono una candidata presa tra la gente comune, nel senso che tutti i giorni vivo i problemi, la quotidianità, uso i mezzi, porto la mia bambina a scuola, ho affrontato dei problemi con la scuola e quindi volevo essere il candidato comune, visto che la gente è un po' stanca di questi politici disattenti alla gente. Perfetto, allora la ringrazio. Prego, si può Grazie. sedere lì. Allora adesso io fermo un attimino, ci fermiamo un attimino, 3 minuti non più di pausa. Ringrazio e saluto Elena Galimberti che è stata qui con noi. Favulli, lei può rimanere ancora un po', vuole andarsene, rimane anche un pochino con noi. Oh, benissimo, che questa sciarpa. Galimberti, la ringrazio e noi ci vediamo fra 3 minuti di nuovo qui a Il Candidato sulla televisione web in diretta.